Eccoci qua, carissimi amici, vi do un saluto a tutti. Marvin Tour qua in Abruzzo, un Marvin Tour pazzesco che ha regalato emozioni, colpi di scena, palpitazioni, eccitazioni, eccetera eccetera. Guardate qua, 700 km da casa mia per poter vedere questa traccia di corriera, pazzia totale. Questa corriera che è più ruggine, ecco, che ferro, anche questa non è proprio messa bene. E niente, siamo qua dal bravissimo Orfeo, che è appunto appassionato, oltre che gestore di una ditta di trasporti, appassionato, negli ultimi anni è diventato un nostalgico, ecco, e ha deciso così di mettere in progetto almeno la sistemazione di una corriera d'epoca, ecco. Praticamente è riuscito a recuperare due leoncini e dei due leoncini ha detto che insomma ne farà uno, ecco, come corriera. Questo qua, ecco, praticamente è un leoncino che sicuramente non verrà recuperato al 100%, ma non verrà neanche demolito, ha detto il bravissimo Orfeo, Una corriera degli anni, ha detto 50-51, così. Comunque è un UM, allestimento Kansha. E mi ha detto forse che dovrebbe avere 4 marce, ho chiesto a lui, non è che si ricorda molto bene. Comunque ragazzi, è qua, io ve la faccio vedere, perché effettivamente le condizioni sono quello che sono, però appunto vedremo un po' il tutto, come andrà a finire qua, Avevo anche i vetri panoramici belli, insomma. Qua le gomme al momento mancano, qua al davanti, ecco qua. Appassionati così di corriere, vediamo se riusciamo ad aprire. Guardate qua ragazzi, io per fortuna che l'antitetanica me la sono fatta 2-3 anni fa, Eccoci qua, cari amici, appassionati di corriere. Guardate qua, un leoncino del 51 in condizioni disperate, allo stremo, Come dico sempre quando faccio vedere questi filmati, do traccia di entusiasmo, di emozione, e sembra che i mezzi si possano ancora salvare, però sappiamo benissimo, so benissimo com'è la realtà, che effettivamente salvare questi mezzi qua vuol dire spendere tante risorse e insomma non so quanto conviene, ecco, insomma, per quanto impegno ci sia. Però guardate qua, solo rifare l'interno, fate voi un po' i conti. Peccato, perché questo leoncino aveva i vetri panoramici, ecco, Vediamo un po' qua se riesco a portare qua il bravissimo Orfeo, ecco qua, E niente, insomma, questo è un po' il Marvin Tour. Ringraziamo comunque, grazie alla segnalazione di Valerio Tommaso, sono riuscito ad arrivare qua. E c'è Orfeo, vieni qua Orfeo, dai, fai una battuta. Rettifica quello che hai detto, perché qui c'è il manuale uso e manutenzione originale, leoncino, del 50, è del 50, dove dice che il cambio è a 5 velocità. 5 velocità, per cui dai, a 5 velocità. Abbiamo 5 velocità. Ma io te l'avevo chiesto, ma hai detto 4, ma dai, va bene. Molto veloce dell'epoca. Dell'epoca, 5 velocità, va benissimo. Adesso ci siamo imbattuti in questa avventura, Questa avventura, sì. Eccoci qua, cari amici, insomma, vi presento qua il bravissimo Orfeo, che insomma è diventato nostalgico da poco, come detto. Vero? Eppure ne ha avuti dopo tanti anni, eppure ne hai avuti, vero? Di autobus e tutto, avuto, aveva il 306, li ha mandati via. 306, 682, Esagam, Esatau. Pazzesco, e così all'ultimo ti è venuto. All'ultimo mi è venuto forse la nostalgia. La nostalgia di questi mesi. E niente, qua dicevamo appunto che insomma questa corriera qua non andrà sicuramente a Rottamaio. Però insomma neanche sistemata, ecco. Adesso questo no, stiamo sistemando l'altro, che ce l'abbiamo due di leoncini. Esatto. Esatto, appunto stavo dicendo che il bravissimo Orfeo appunto sta restaurando un UM leoncino. Stiamo restaurando l'altro, e l'altro è quasi la lamiera, è tutto a posto, stiamo adesso siamo in verniciatura. Ecco qua, insomma. Sì. Motore già ok, freni, tutto, abbiamo tutta la parte meccanica già rifatta, tutto all'altro, però non a questo. Certo, questo qua, ripeto, una traccia, sono riuscito a vederlo, appunto si diceva di due se ne fa uno, e amen, insomma. E amen, sì. Perché appunto, come dicevo, restaurare
Il progetto... Restaurare un pullman sono grosse risorse. Un progetto di questi qua è abbastanza costoso. Sì, sì, effettivamente ci vuole un mutuo, ragazzi. Sì. Uno appunto... risorse che ha messo da parte in una vita, eccetera eccetera. Comunque dai, l'abbiamo visto, è lavoro, è molto lavoro e molta passione. Certo, ci vuole la passione, la passione. Noi siamo in mezzo agli autobus dal 72. Esatto, eccoci qua cari amici appassionati. Guarda, prendi la telecamera così, guarda qua, che così mi inquadri anche me. Guarda, sì. tienila così, tu guarda sempre qua. Sì, guarda, mo se mi vedi. Sì. Sì, certo. Eccoci qua, ragazzi, sono venuto 700 km per vedere questa traccia di ruggine, però insomma eccitazione, emozione lo stesso, perché è sempre una parte di storia della nostra Italia. Della nostra vita, ragazzi, della nostra Italia. Ragazzi, vi saluto, ringraziamo qua il bravissimo Orfeo che mi ha aspettato, eccolo qua, guardate qua, mi raccomando. Saluti Orfeo, a tutti. Saluti a tutti. Grazie. E lo aspettiamo, Ringraziamo signor Marvin. Ma sì, dai, questa, la passione c'è, di dai. Questa passione più che altro, sì. Passione. Ecco qua, di trasmettere appunto per fare capire, certo. Io dico sempre che in Italia non ci sono solo calciatori o VIP, ma anche gente che fa questi sacrifici, certo. Perché sono sacrifici. Questo, di testimonianze. Ragazzi, ciao a tutti, spettacolo, il motore elettrico qua è molto lontano, spettacolo, ciao a tutti.